Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Un tweet su questo, parto da Lia Quartapelle. Serve un salario minimo. Non è possibile che in questo, come in altri settori, la guardiania, il portierato, le guardie giurate, le persone lavorino a un salario che è inferiore al livello di povertà. Su questo noi stiamo facendo battaglia, la destra finora ci ha detto però, di no. Gaetano, serve ristabilire equità in questo paese. Il grande problema di questo paese, che vediamo ha voglia di lavorare, ha voglia di crescere, sta aumentando la produzione. Questo funziona se creiamo le condizioni di equità. Se lasciamo invece che il lavoro povero resti così povero, l'Italia può anche crescere, ma crescendo l'iniquità non cresce la società, non cresce il tessuto diffuso in tutta la popolazione. Francesco Specchia. No, sono d'accordo su questo, però giusto per sottolineare lì a Quartapelle, si parla in questo servizio dell'ALES, che è una società esternalizzata al MIBAC, che è di proprietà, che è stata fatta, creata dal ministro Franceschini, il quale l'ha utilizzata per diversi, ci sono vari procedimenti. È stato sbagliato, non ho difficoltà a dirlo. Ma sono tanti lavori, Francesco. Non c'è solo la cultura, la cultura. Nello specifico, tanti lavori. Purtroppo a Roma l'ALES crea questi casi enormi, Ma tanti giovani in tanti settori, il tema in generale. Rinaldi, un tweet, vorrei ricordare che sicuramente questo è un problema che sta a cuore, però vorrei anche ricordare all'onorevole Quartapelle che negli ultimi 10 anni hanno governato praticamente 9 anni, quindi avrebbero avuto tranquillamente il problema di poterla adeguare, non l'hanno fatto, quindi come vedete non è così facile. Se lo fate voi vi facciamo i complimenti, il problema è che finora non avete voluto farlo, però potremmo dire, farlo quando insieme voi Rinaldi. Avevate la possibilità di farlo, vi siete girati dall'altra parte. Vabbè, vediamo cosa farà. Caduto il governo, cosa farà Rinaldi su questo l'attuale governo? Pronti ed è caduto il governo. C'è stata la direttiva giugno. Fatemi andare da Mirta. Ciao Mirta, buongiorno.